Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Esatto. Onorevole Bindi, le chiedo però, nel frattempo, diciamo, intanto che aspettiamo le parole d'ordine, le battaglie, lei ne ha suggerite alcune, il PD si sta esercitando, diciamo, rispetto a questa elezione del segretario del Partito Democratico. Ieri è stata una giornata particolare, abbiamo seguito tutte le discussioni sull'online, il voto, sì, no, forse, in parte, vediamo. Letta ha commentato dicendo che siamo riusciti a farci del male, mi verrebbe da dire che è una coazione a ripetere. Che succede? Non lo so, nel senso che adesso c'è un congresso, diceranno un segretario, e il segretario farà il suo corso, darà, spero, una linea. Ma lei ci va a votare? Partito. No, non ci vado perché non mi convince nessun candidato e perché non si vota su una linea, ecco, non. Se ci fosse stato da scegliere, chiaramente i candidati sono tra di loro diversi, non c'è dubbio, ci sono delle diversità evidenti, ma non so se avete notato, è molto difficile, cioè non è che ci troviamo di fronte a piattaforme contrapposte, ecco, quindi nessuno di loro ha avuto il coraggio di presentare qualche cosa che, come dire, non deve mettere a rischio l'unità del partito, ma la deve ricostruire intorno a qualcosa di molto preciso e di molto chiaro, che a mio avviso non c'è, ecco. Oltre naturalmente poi ci sono le storie delle varie persone cui uno valuta, non ci andrò a votare, ma poi sarebbe anche una contraddizione, insomma, ecco, da parte mia, ma è troppo tempo che come dire, mi sono limitata a fare i commenti a bordo campo, ecco, quindi non giocando la partita non capisco perché dovrei. Senta,